Buonasera a tutti, buon Natale a tutti, ci stiamo avvicinando a questo giorno dove si mangia sempre di più, anche se bisogna dire che non è più come prima, quando il Natale era una festa gigantesca, le nonne, le mamme si mettevano a cucinare due o tre giorni prima e facevano certi pranzi di quelli che ci volevano due o tre ciurme di marinai per mangiare tutta quella roba lì. Stasera proporrò una ricetta classica che la mia nonna a Natale faceva sempre, ossia il ragù, ma non è il solito ragù, è il ragù di Natale. Ragù di Natale perché è pieno zeppo di roba, oltre alla carne che normalmente mettiamo nel solito ragù che facciamo quasi tutte le volte durante l'anno. Infatti è un ragù bello sostanzioso, bello carico, e vi faccio vedere subito gli ingredienti così si capisce perché è il ragù di Natale. Allora, per fare un bel ragù di quello che ci puoi, potete anche riandare anche al giorno dopo per il 26, lo riscaldate, sono queste, diciamo. Ci vuole il trito di bello fine di due cipolle, una bella costolona di sedano, mezza carota, due spicchi d'aglio, poi un chilo e due di macinato, due belle salsicce, qui c'è una bella cresta di gallo, una di gallina, ci voleva anche la zampa di gallina, ma mi macellare me l'ha buttata via, l'avrei dato un gollettone, va bene uguale, mi si vuole bene lo stesso, anzi lo saluto ancora una volta al macellaio del mercato, grazie mille per la tua disponibilità. Poi ci metti anche due o tre etti di fegatini, 7-8 pezzettini di rosticciana che poi tocca a ognuno un pezzettino, abbiamo un bel bicchierozzo di vino rosso, una scatola di pelati e un bel cucchiaio di concentrato. Poi abbiamo naturalmente sale e pepe, io ci metto anche una grattatina di noce moscata e due bacchettine di ginepro, due belle foglioline d'arrosto, un po' di rosmarino, un po' di salvia e l'olio di velovoro, anche se con tutto questo grassettino che ci andremo a mettere l'olio sarà una cosa, deve essere fatta a modino, mi raccomando. Cosa c'è da dire? C'è da dire che bisogna andare a far da mangiare, via, forza, veloci, più della luce. Prima cosa da fare sarà prendere un bel tegame dove ci dovrà stare tutto questo ambaradan di roba, tutto questo bel ragù, andremo a accendere. Allora, scaldiamo bene il tegame, ci mettiamo 6 o 7 cucchiai d'olio. La prima cosa da fare sarà metterci il nostro soffrittino misto quando sarà bello caldo, credo che ci siamo, sentite, guarda lì, fa già un bel casino, Facciamo soffriggere bene, iniziamo a buttarci le salsicce che butteranno dell'altro grasso, così almeno aiuteranno il nostro soffritto. Non abbiamo messo tanto olio come abbiamo potuto vedere, ma ci mettiamo una salsiccia che fa il suo lavoro di grassi. Mi raccomando, spaccate a modino la salsiccia che ci vengano pezzettini piccinini, e lasciate soffriggere fino a che la nostra salsiccia e il nostro soffrittino non cambierà di colore. A questo punto ci andremo ad aggiungere, quando avrà ben rosolato per 5 o 6 minuti che la nostra salsiccia ha rilasciato tutto il grasso, ci andremo a mettere la carne macinata, lo faremo ben rosolare. Quando il nostro macinato sarà bello cotto a puntino e avrà ritirato tutta la brodina che fa, perché la carne c'ha l'acqua, è naturale, voi vi dovrete preparare con un ramettino di rosmarino, due o tre foglie d'alloro e un po' di e un ramettino di salvia, come il famoso bouquet. Vi faccio un bouquet così, così in questo senso, prendete uno spaghino, lo legate a modino che non si perda nulla, ci fate un bel fiocco sopra e lo mettete dentro che saporisca, lo mettete nell'olino che dà tutto il sapore, vedete? Ci mettete i fegatini nel brodino che cuoceranno, poi verranno tolti per essere macinati. Ci andremo ad aggiungere la rosticciana, pezzettini di, ve l'ho detto, c'è una crestina di gallina e una di pollo, ce lo vado a mettere anche questa a soffriggere bene sotto, deve sentire il calore, si deve proprio sfare. Io queste cosine qui prima l'ho passate un po' sul fuoco, l'ho sbruciacchiate, l'ho spellate sia la cresta che queste cosine qui, ce l'ho detto, mi manca proprio quella che la mia nonna usava sempre, ossia proprio la zampa
La ciampettina per la così, quella era importante, va bene, e se ce l'avete mettetecela, ve lo dico, dà sapore, dà sapore. Fate rosolare bene tutta la nostra rostinciana, quasi che il ragù si attacchi, tanto la rilascia tutto il sughettino, mi raccomando, stateci attenti, fate ben rosolare sia la gallina, che darà sapore, i nostri fegatini dovranno ben cambiare il colore, nel frattempo ci andate a mettere anche un pochino di noce moscata, una grattatina qui e qualche bacca di ginepro, non troppe, 5-6 bastano per dare un sapore nuovo. Quando saranno rosolate bene, cioè saranno passati 5 minuti e fuoco bello alto, mi raccomando, controllare sempre, la mia nonna ci stava tutto il giorno, mi ci faceva stare anche me a girare perché mi diceva falla attaccare, eh! E allora ci dovete stare, dovete un attimo ammattire, però è il pranzo di Natale, uno ammattisce. Prendete un bel bicchiere di vino rosso, bello, ce lo arrovesciate, fate evaporare sempre bello a fuoco alto, sempre il fuoco al massimo, dovete far evaporare tutto il vostro vino, andiamo a salare e a pepare. A questo punto vado a prendere i nostri fegatini che avranno cotto leggermente, si saranno bel dorati ma dentro saranno belli tenerini. Vado a prendere le pinze come il piccolo chirurgo senza far suonare nulla. Ho già suonato abbastanza. Vado a levarci allora i nostri fegatini che andrò ora a sminuzzare col coltello. Abbassiamo leggermente, sennò mentre sminuzzo lo sai dove lo trovano il ragù vicino casa mia. Sono morbidi come il burro, eh. La mia nonna c'aveva il macinino che non si trovano più quei macinini. Compri quelli dei cinesi, durano la Natale a Santo Stefano. E mi faceva macinare tutta questa carne col macinino là a mano, sì. Ora lo faccio col coltellino. Non è la stessa cosa, ma sono talmente morbidi che è un attimo. Fatto questo lavoro lì, tanto si continueranno a sfare dopo che non ho dato una prima bottarella, ce le vado a ributtare dentro. Vado a girare, vado a mescolare, vado a fare insaporire tutto il nostro super mega ragù natalizio. Vedete anche la crestina, guardate che ha già preso un bel colorino. Serve tutto per insaporire, per dare un gusto. Poi chi mi piace se la mangia, se la chiede, mi dai a me la cresta, mi dai a me un pezzettino di così. Vado ad alzare, faccio ben prendere la temperatura al nostro tegame perché ora è l'ora di metterci il pomidoro. Io ci metto i pelati perché la mia nonna ci metteva pelati che faceva lei. Lei prendeva pelati, se le spelava, le metteva dentro il barattolo, era una grande, poi le tirava fuori, mamma mia che bellezza. Beh, i tempi, ora trovi tutto al supermercato, allora io ho preso pelati al supermercato. Ce le vado a buttare un barattolo e mezzo, circa 8 etti di pelati. Poi fate una bella cosa, prendete un mezzo barattolo d'acqua e ce l'andate a buttare dentro. Prendete il cucchiaio di concentrato e ce lo sciogliete piano piano. Mi raccomando, sempre fuoco bello alto. Sciogliete bene anche il cucchiaio di concentrato, che darà un colore e un sapore in più. Ci si deve far mancare nulla, era Natale, a Natale ci si faceva mancare nulla, ora tutti i giorni ci si fa mancare nulla, ma a Natale era il giorno che ci si faceva mancare nulla. Il nostro ragù ora è il momento migliore, i nostri pelati proprio alla fine della cottura si dovranno sfare solo toccandoli, perché questo ora dovrà cuocere come minimo un altro paio d'ore, 2 ore e mezzo proprio, che il totale abbia una cottura oltre le 3 ore. Ora lo facciamo prendere bene il bollore. Finché prende il bollore dovrà essere la fiamma bella alta. Ora non c'è da aggiungere altro, c'è solo da aspettare che faccia il suo lavoro. Vedete, sta iniziando a prendere il bollore, allora io cosa vado a fare? Vado ad abbassare e a mettere al minimo, che proprio abbia un bollore piano piano. Ve l'ho detto, il ragù deve cuocere in modo molto lento, deve ritirare tutta questa brodaglia. Lo terremo col tappo stappato leggermente per far evaporare tutta l'acqua superflua. Lo controlleremo spesso e volentieri vigilandolo, come diceva la mia nonna. Rigiralo, rigiralo e piano piano avremo questo mega super ragù. Ci vediamo dopo
quando sarà tutto pronto, cioè fra un paio d'ore minimo. Ci siamo, non dico quasi, ma ci siamo. Io ora lo vado a stappare, vedete? L'acqua si è eliminata quasi tutta. Guardate che bellezza, questo c'ha ancora un po', una mezz'oretta come minimo. Vedete, c'è sempre un po' d'acquina, sempre piano piano piano, ora lo tengo stappato così va via più velocemente anche l'acqua, ritira, prende più sapore e assaggeremo anche ora di sale, perché così ora è il momento buono per riassaggiarla. Che ci abbiamo messo il pomodoro, sicché vedete i nostri pelati si sono, se lo potete notare, non ce n'è più nemmeno uno, si sono sbriciolati. Ci vuole un bel pezzo di pane di velosaia con un bel cantuccio, vedrai. Mamma mia, proprio leggermente un pochino di sale e il gioco c'ha solo da finire. Un'altra mezz'oretta, proprio una cottura che va oltre le 3 ore, ve lo giuro, se la sana fame si muore, perché poi c'è questo odore lì che ci riempie le narici, non si può toccare nulla, ci viene anche il giramento di coglioni. Comunque, aspettiamo ancora una mezz'oretta di sicuro, ci si vede dopo. Rigilatelo spesso, mi raccomando, perché se no si attacca ora, ora è il momento che si attacca. Più di tutti, perché il brodino che c'era è evaporato quasi tutto, sicché ogni 5 minuti ci date una giratina, perché se no lo fate bruciare e vi tocca buttare via tutto. Signori, il nostro ragù è quasi pronto, come potete vedere si vede benissimo, fanno tutte le bollicine, quando queste bollicine buttano fuori tutto l'olio, come potete vedere, qui c'è tutto l'olio che fuoriesce, il nostro ragù è pronto, si è bello ritirato, sta buttando fuori solo olio, sicché è giusto così. 3 ore e mezzo agile a cotto, fra prima di metterci il pomodoro e dopo, sicché fate un po' voi. Vedo che è pronto il nostro ragù di Natale, eccolo qui, signori, guardate che bellezza, con l'olio che viene tutta a galla come se fosse nulla. Vedete, ci sono pezzettini, c'è la crestina che si è un po' spezzettata, il nostro ragù speciale, ve lo dico, io non vedo l'ora di mangiarlo, guardate, con questo ci potete condire tutto, da tortelli a ravioli, a lagnolotti, a quello che vi pare a voi. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta, spero che la riprendiate e la proporrete ai vostri commensali, se non è a Natale anche un altro giorno, che ce ne frega. Vi auguro a tutti ancora un buonissimo Natale e un buon inizio d'anno nuovo, spero per voi di mangiare a nastro come al solito. Ci vediamo alla prossima, grazie, arrivederci.